risposte Montaruli bisogna darle subito, no? Però queste, subito queste la Meloni che ha fatto? La Meloni ha fatto, ho capito, questo, ma le decreto sono immediate. Ha fatto la, cioè, sta, ma c'è il problema della tassazione che è molto alta, invece si continua anche nel comune di Bari ad incentivare nuove attività, sì, sì, quando abbiamo le attività che chiudono. Quindi è una, sì, sorta di contraddizione euro enorme. Per chi apre una nuova, cioè, si dà il contributo per avviare, sì, le attività, sì, nei centri storici, sì, dove non c'è un piano di insediamento, un piano del colore, dove sappiamo la delinquenza ormai la fa da padrona. Allora le politiche territoriali, al di là di quelle governative, stanno, certo, riscontrando in questo momento uno stato di abbandono. Oggi nelle città si fa la corsa con i nuovi documenti strategici a dare le autorizzazioni alle medie strutture di 2500 metri in ogni città, i Lidl, problemi, e i vari, i le varie attività, so, stanno, però, ammazzando i mercati, però, a Bari, attenzione, mi chiamano da Iapigia, però, dal mercato Santa Chiara, hanno aperto un'altra media struttura. Montaruri, quindi io si mi sta occupo incentivando le medie strutture, che sono non più gli ipermercati che stavano sulle tangenziali, ce li abbiamo in città, addirittura si costruiscono immobili con superfici già previste per le medie strutture. Quando chiuderanno ancora di più i negozi di prossimità nelle periferie, cosa succede? Ma quello che sta succedendo a Milano, perché sta vivendo quel momento estremo di delinquenza? Perché a Milano non si può camminare più neanche di giorno, non ci sono più i negozi, allora, in cui ripararsi. Montaruri, il negozio è luogo di riparo, anche siamo questo sulla siamo stessa costruendo barca. Stiamo distruggendo le noi città. Noi siamo sulla stessa, stiamo parlando, e lo so, stiamo affrontando lo stesso problema. Sicuramente siamo però sulla stessa linea. Parliamo in modo diverso. Il problema non è soltanto del negozio dell'artigiano. Qui quello che manca è un'inversione. Negli 40 anni fa esistevano le scuole professionali. Oggi io che mi occupo di vernici e sono soggetto a clienti che hanno industrie e quant'altro, manca la manodopera, mancano i falegnami, mancano tutte quelle attività. Perché c'è chi dice che non vengono retribuiti regolarmente. Perché c'erano le scuole professionali. Oggi avere un coadiutore. Non gridate tutti insieme, per favore. Oggi, per avere un coadiutore in un'azienda, il coadiutore paga la stessa quota IMSS del titolare. Benissimo. La quota IMSS è arrivata a 4.200 euro. E ogni anno aumenta di 200 euro. È chiaro che l'imprenditore, allora, se vuoi ricostruire, ma quel ci vuole tessuto, la scuola, ci vuole devi la scuola professionale. Esatto, la scuola professionale. Oggi la scuola delle professioni l'abbiamo chiusa noi, la scuola. Qualcuno l'ha chiusa. Le ha chiuse, non certo noi. Le hanno chiuse i governi a cui non interessava investire in quel. Perché dovevamo pensare solo al consumismo, non a chi doveva produrre. I mercati li hanno buttati tutti in periferia, adesso dicono vogliamo paghiamo i mercati in centro. Dove li porti più i oggi mercati paghiamo in centro? Io carenza, questo è il problema vero. Oggi c'è carenza di verniciatori, c'è carenza di preparatori, di lattonieri, c'è nell'industria, quindi la di politica saldatori. Non ha avuto una visione, perché non si è accorta che andavamo in quella direzione. No, non è che altrimenti non si accorta, avrebbe fatto un politico problema, opposto. Ma mi riferisco a quelli, voglio dire, di qualunque tipo di schieramento. Ha chiuso l'occhio e ha strizzato l'occhio alla grande distribuzione, ha strizzato l'occhio. Perché lì c'era da allora facciamo in questo modo, facciamo questo modo, prometto di tornare su questo tema e lo sviluppiamo anche con un'estensione su quello che ha detto Goviello, ottimo suggerimento, cioè sulla mancanza di personale.